Stiamo piano piano uscendo dal tunnel del Covid e in questa ottica far ripartire la nostra macchina economica regionale diventa fondamentale. Alcuni settori non si sono mai fermati, altri, come il turismo, hanno subito un pesante stop. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Le crisi sono un momento di trasformazione, un momento di svolta, di cambiamento, dove diventa fondamentale fare un'analisi sui vecchi sistemi e i nuovi paradigmi per cogliere nuove opportunità. Questo è l'obiettivo di un nuovo bando della Camera di Commercio creato in sintonia con la Regione Marche. Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche. La linea è quella, ovvero di formare al meglio le nostre imprese sui nuovi sistemi digitali proprio per far sì di essere attrattivi verso i nuovi flussi di turismo che arriveranno nelle Marche. Noi crediamo fortemente che il post-Covid riporterà da noi un turismo anche estero e lì dovremo essere bravi e capaci di utilizzare il digitale, utilizzare tutte quelle piattaforme che tanti turisti oggi stanno utilizzando per conoscere i vari territori turistici per poterli visitare. In particolare, la Camera di Commercio vuole aiutare a fare un'analisi precisa dei punti di forza e di debolezza di tutte quelle imprese che operano nel mondo del turismo marchigiano, per competere ad armi pari con coloro che adesso sfruttano al meglio il digitale. Massimiliano Polacco, delegato al turismo della Giunta Camerale. Sì, l'obiettivo chiaramente è insegnare sempre meglio l'utilizzo del digitale facendo un check-up sul posizionamento dell'impresa, sia sul discorso dei social, ma soprattutto sul ragionamento della posizione sulle mappe e su tutto il ragionamento di Google. L'obiettivo è pertanto il miglioramento digitale globale, dando le prime risposte e capire soprattutto dove si trova a questo momento le imprese turistiche marchigiane. Fondamentale la strategia di fondo che vede la Regione Marche lavorare in sinergia con tutti gli stakeholders del mondo del turismo per creare in modo organico infrastrutture materiali e immateriali che abbiano un solo scopo, la crescita. Dopo aver aderito al testimonial Roberto Mancini insieme alla Regione come Camera di Commercio delle Marche, pensiamo che questo bando che abbiamo messo in campo sia la parte, diciamo, conclusiva e dia la possibilità alle nostre imprese di poter veramente entrare in un nuovo mercato più grande post-Covid, dove le imprese potrebbero utilizzare al meglio tutto il sistema della digitalizzazione. Ricordiamo che ci sono nazioni dove le imprese dell'accoglienza e del turismo utilizzano questi sistemi per l'80% e oltre, come l'Olanda. Ci sono purtroppo nazioni come l'Italia che siamo sul 40-30%. Ma l'accoglienza non è l'unico aspetto del turismo. Sta anche diventando importante creare ed organizzare quelle esperienze specifiche che al turista interessano sempre di più. Ah, certo, tutto quello che serve a far velocizzare, soprattutto a gradire, per esempio se uno gradisce il turismo dello sport devi dargli la possibilità di avere quelle esperienze sportive. Pertanto tutto questo mondo lo stiamo lavorando facendo i cluster legati al mercato ad hoc, per esempio il mercato tedesco stiamo lavorando sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali. In conclusione, per le imprese marchigiane del turismo diventa sempre più importante cambiare il modello di business. Piccolo può essere ancora bello se si sapranno cogliere le opportunità che lo sviluppo tecnologico ci offre. Abbiamo ambiente, storia, cultura, sport e grande qualità della vita che possono interessare molto al mercato. L'importante è sapersi mettere in contatto con questa richiesta. Questo bando della Camera di Commercio può essere un ottimo modo per farlo.